Doveva arrivare il giorno in cui si preparava il mio gelato preferito. Cari miei, oggi prepariamo il gelato al pistacchio. Ovviamente lo facciamo senza gelatiera, che così tutti noi lo possiamo fare. Ovviamente lo facciamo con un metodo semplificato e ovviamente lo facciamo con pochi ingredienti, con ingredienti che si trovano comunemente. La miscela è perfetta perché otteniamo un gelato cremoso che non si scioglie subito e soprattutto un gelato bello corposo, cioè che lo mangi e lo senti bello avvolgente, come deve essere poi il gelato al pistacchio. E poi in questo gelato il pistacchio veramente si sente tantissimo. E poi un'altra cosa bella nel farlo in casa, oltre alla soddisfazione, è che sappiamo quanto pistacchio c'è dentro e soprattutto la qualità del pistacchio, perché tante volte noi mangiamo quei gelati al pistacchio in cui c'è dentro il pistacchio schifosino. I passaggi sono pochissimi, adesso ve li racconto. Partiamo coi pistacchi proprio. Avete tre modalità per sbucciarli, oppure addirittura, cioè avete due modalità per sbucciarli e una opzione in cui voi non li sbucciate. Ovviamente se il pistacchio non lo sbucciate avrete un gelato in cui si sentirà un pochino di più la fibra. A me non piace tantissimo, però magari ad alcuni piace, quindi potete anche evitare questo passaggio. Se invece preferite spellarli come faccio io, vi do due opzioni, come vi dicevo. Una sta nel immergere e far macerare, diciamo, i pistacchi in acqua per circa 12 ore, quindi la sera prima li mettete in acqua fredda e li lasciate riposare e poi il giorno dopo li spellate. Altrimenti c'è un altro metodo che però magari cioè è più rapido, però in questo caso gli oli essenziali è più facile che si disperdano nell'acqua. Comunque se volete potete usare questa opzione. Dovete prendere i pistacchi, farli bollire per 1 minuto e mezzo in acqua bollente, poi scolarli e appunto spellarli. Per spellarli, metodo semplicissimo, canovaccio: prima li scolate ovviamente, poi passate appunto il canovaccio sui pistacchi e poi li riuscite a spellare molto facilmente, perché parte della buccia sarà andata via. La parte invece che non è andata via con le mani, no? Uno a uno, comunque è un passaggio veloce. Rimuovete la pelle, li lasciamo un attimo riposare, un attimino, 2 secondi, perché facciamo il latte condensato. Si potrebbe usare il latte condensato già pronto, però noi siamo pro e quindi facciamo il latte condensato in casa in 6 minuti più o meno. Latte, zucchero in una padellina, lo fate ridurre per circa 6 minuti. Quando ottenete una consistenza abbastanza morbida, però insomma un po' densa, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare. Vedrete che poi quando si raffredda sarà anche più denso. Prepariamo proprio la base pistacchiosa, chiamiamola così. In un mixer, pistacchi, e gli diamo una bella tritata. Dobbiamo ottenere un composto molto, cioè cremoso, praticamente una pasta, no? Poi quando l'abbiamo ottenuta, io nel frattempo nelle clip vi faccio vedere il risultato, un goccino di vodka, ingrediente che servirà per abbassare il grado di congelamento della massa. La vodka non si sentirà e avrete un gelato più, cioè meno ghiacciato, più corposo, più buono, più da gelateria. Mixate e successivamente aggiungete pizzico di sale, il latte condensato, no, prima la crema di pistacchi e il latte condensato, vabbè, non importa se avete prima il latte condensato e poi la crema, e frullate nuovamente. Guardate che bel risultato, cioè bello cremoso, avete proprio una bella crema, bella corposa, che aspetterà solo di essere tuffata nella panna montata. Quindi panna fresca, la montate in una ciotola bella fredda, mi raccomando, io uso la panna fresca, quella che si trova insomma nel banco frigo, non zuccherata, mi raccomando. Quando risulterà bella soda aggiungete la crema pistacchiosa che abbiamo fatto. In 30 secondi con lo sbattitore otterrete un composto omogeneo che poi potrete congelare. Io lo metto in un contenitore di vetro a chiusura ermetica in congelatore per circa 6 ore, meglio anche tutta la notte, poi siete pronti a gustarlo. Adesso vado giù in congelatore e poi vi faccio vedere lo spettacolo, aspettate. Guardate la sua corposità, quanto è pazzesca. Vedete che non scende, vedete? Cioè, top, top. Cioè, con questo gelato
salirete di grado. Gelateria, vi piazzate il vostro nome e vendete gelato al pistacchio tutta l'estate, se volete. Se lo provate a fare, vi invito a taggarmi su Instagram o su Facebook, io sono tanto contento. E su Instagram poi trovate anche i Reel, che sono questi video super veloci. Vi lascio altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti. Invece qua sotto c'è il collegamento per il blog e vedere la ricetta scritta. Io come sempre vi ringrazio per essere stati qua e noi ci vediamo al prossimo video.